Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo interattivo. Oggi andiamo a vedere l'oroscopo per il mese di novembre per il segno dell'Ariete. Quindi andiamo a vedere che cosa accadrà al segno dell'Ariete nel mese di novembre. Vi consiglio di guardare anche il vostro ascendente. Andiamo a vedere che cosa capita. Questa carta voleva uscire, la carta dell'avventura, carta numero 15. Andiamo a vedere ancora per il mese di novembre, per il segno dell'Ariete, le previsioni per il segno dell'Ariete nel mese di novembre. Cosa accadrà? C'è la carta numero 6, Diana, la protezione. Cosa accadrà al segno dell'Ariete nel mese di novembre? Previsioni per l'Ariete. Va bene, qua sono due. E abbiamo la carta numero 8, desiderio, e la carta numero 1, la strega. Interessante. Andiamo a vedere con l'oracolo dei sentimenti. Competizione e confusione. Anzi, iniziamo da questo. Iniziamo da qua, perché direi che già qui stanno dicendo molte cose. Cosa accadrà al segno dell'Ariete nel mese di novembre? Qua vedo che ci sarà qualcosa di nuovo, ci sarà la voglia di avventurarsi in qualcosa di nuovo, ci sarà la curiosità di fare cose nuove, di vedere cose nuove, ci sono opportunità che arriveranno a voi. Vedo anche che ci sarà qualcuno che vi protegge, che vi sta vicino, che vi aiuta nel vostro percorso e vedo anche che voi avete le capacità di fare quello che volete, di realizzare i vostri desideri. Potrebbe esserci una persona, eventualmente una persona femminile che potrebbe aiutarvi o starvi vicino, o potrebbe essere solamente la vostra energia. Comunque vedo che sarete molto competitivi, sarete molto versati verso il vostro obiettivo, nonostante ancora non sapete esattamente quale sia. Andiamo a vedere adesso coi tarocchi. Che cosa accadrà all'Ariete nel mese di novembre? C'è il mondo. Cosa accadrà all'Ariete nel mese di novembre? Quante carte, troppe. Però mi prendo buona la stella, interessante. L'otto di coppe. Cosa accadrà all'Ariete nel mese di novembre? C'è il fante di denari, ancora una, eccola qua, il 7 di denari, fondo del mazzo, la forza. Allora, innanzitutto per voi dell'Ariete vedo che ci sarà la conclusione di qualcosa. Se arriverete al culmine, all'apice di una situazione, quindi riuscirete anche a raggiungere probabilmente un obiettivo, mettere un punto ad una situazione, riuscirete proprio a arrivare alla questione e probabilmente poi a riniziare qualcosa di nuovo. Quindi vedo che ci sarà un punto e un nuovo inizio. Vedo che questo riguarda i vostri desideri, quindi c'è qualcosa che voi desiderate, in cui sperate, e sarà proprio questo a completarsi. Vedo che qualcuno potrebbe allontanarsi, nonostante c'è il voler bene, c'è il sentimento. Probabilmente qualcuno si è allontanato o si allontanerà nonostante i sentimenti molto forti. Vedo che però, se questo qualcuno si allontana, nonostante dei sentimenti, ci sarà anche poi un nuovo inizio, ci sarà un qualcosa di nuovo, ci sarà un desiderio, ci sarà il voler proseguire nei propri interessi, nei propri scopi e vedo proprio che c'è stato molto impegno, quindi vedo che voi metterete molto impegno per qualcosa che però ancora non vi ha dato una soddisfazione e vedo che metterete fuori molta forza interiore. Adesso vado a chiarire perché c'è il mondo. Perché c'è il mondo? Allora, mi è caduta la carta del 3 di denari,
Fondo del mazzo, re di bastoni. Qua abbiamo un segno di fuoco, Ariete, Leone, Sagittario. Qua probabilmente vedo che riuscirete a raggiungere una collaborazione con questa persona, con questo segno di fuoco, che se nel caso non c'entra il segno di fuoco, potrebbe essere comunque una persona molto attraente, una persona molto passionale, una persona di bello aspetto, comunque che insomma ha il suo fascino e vedo che riuscirete a raggiungere degli accordi con questa persona. Anzi, questa la lascio. Andiamo a vedere perché c'è la stella. Perché c'è la stella? Per il segno dell'Ariete nel mese di novembre. Abbiamo il Cavaliere di Denari con il Giudizio. Quindi qua vedo un segno di terra, Capricorno, Toro o Vergine. Qua sembra proprio che ci sarà il ritorno di questa persona, ci sarà il riavvicinamento di questa persona, ma sarà un riavvicinamento lento, ci sarà il ritorno. Quindi sembra che voi desiderate questo ritorno, questo avvicinamento di questa persona. O di una situazione potrebbe essere, qualcuno sembra si rifaccia vivo, ma sarà qualcosa di lento, andrà molto lento, ma anche concreto, quindi sarà un ritorno, ci sarà quindi, può essere appunto un ritorno, se c'è stato un allontanamento, potrebbe essere che magari una persona tirerà fuori degli argomenti messi in disparte, e quindi sembra che piano piano cercherete di tirar fuori queste cose per dare delle soluzioni. Andiamo a vedere perché c'è l'otto di coppe per il segno dell'Ariete nel mese di novembre. C'è la regina di bastoni con il sette di bastoni. Qua emerge un'energia femminile di fuoco, un segno di fuoco, Ariete, Sagittario oppure Leone. Quindi o potreste essere voi, o potrebbe essere una persona con la quale avete a che fare, comunque parla di una persona molto attraente, una persona molto passionale, una persona molto bella e che sa, insomma, il suo valore, si dà molto valore e con le idee ben chiare, una persona che sa quello che vuole assolutamente e utilizza i suoi mezzi per realizzarli. Vedo anche una persona molto socievole e che sa essere di grande aiuto per le altre persone. Vedo che potrebbe esserci un allontanamento, quindi magari potreste essere voi in questo caso, se voi incarnate questa energia della regina di bastoni, quindi che voi vi allontanate da una persona o da delle situazioni a cui tenete molto e alzate delle barriere, vi mettete sulla difensiva, vi allontanate da una situazione proprio quasi per un'insoddisfazione a livello sentimentale, nonostante i sentimenti ci sono e continuo a ribadirlo. Vedo che però voi alzerete queste barriere, metterete proprio un muro. Vediamo perché c'è il fante di denari per l'Ariete nel mese di novembre. Perché c'è il fante di denari? C'è l'imperatrice e il papa. Ok, allora qua emerge il segno del toro e qua sembra proprio che voi seguirete delle regole, potreste magari chiedere aiuto a qualcuno o sarà qualcuno a dare dell'aiuto a voi. Comunque seguirete, diciamo, la moralità, quello che pensate sia giusto fare. Quindi vi vedo concentrarvi nel dare inizio a qualcosa di che voi interessa, che voi piace, che voi appassiona. E quindi vedo che nutrirete questo e seguirete le regole per riuscire a farlo nella migliore dei modi. Vediamo perché c'è il 7 di denari per il mese di novembre per il segno dell'Ariete.
C'è il 9 di coppe con il 6 di spade. Quindi sembra che sì, voi siete appunto insoddisfatti da qualcosa dalla quale avete messo molto impegno e vedo che appunto vi siete allontanati da questo sforzo, come se vi siete presi una sorta di pausa, a dire ok, io ho messo tanto impegno ma non mi ha portato a nulla. E quindi sembra che siete lì a dire adesso io sto bene in questa situazione. E quindi sento anche che vorrete rimanere anche un po' da soli, ma sembra che però poi metterete dell'impegno per questa situazione dalla quale ora vi siete allontanati. Ok, andiamo a vedere adesso con le sibille. Per il mese di novembre, per il segno dell'ariete, cosa accadrà all'ariete nel mese di novembre? Cosa accadrà? C'è la casa con l'asso di coppe. Cosa accadrà all'ariete nel mese di novembre? Cosa accadrà all'ariete nel mese di novembre? Volevo prenderle ancora almeno una o due. Cosa accadrà all'ariete? Ok, questa c'è l'accordo con il 2 di coppe, interessante. Queste troppe, ancora una. Cosa accadrà all'ariete nel mese di novembre? E va bene, prendiamo queste due, l'incontro col 2 dei bastoni e l'amante con il cavaliere di denari. Allora, casa, le metto qua, poi le metto a posto. Casa, accordo, incontro e amante. Sembra che nel mese di novembre voi dell'Ariete riuscirete a trovare una sistemazione, riuscirete a sentirvi a casa, riuscirete a sentirvi finalmente in un ambiente stabile. Probabilmente se voi cercavate una casa, un'abitazione, un locale, un contratto, voi riuscirete a trovare questo tipo di stabilità. Vedo che potreste anche riallacciare dei rapporti con una persona a voi molto cara, quindi vedo proprio la riconciliazione ed è proprio questo che vi farà sentire appagati. Quindi c'è proprio, vedo che qualcuno farà ritorno e lo vedevo anche prima, quindi farete pace eventualmente anche con qualcuno. Vedo che ci sarà l'inizio di qualcosa di molto bello, ci sarà la pianificazione su qualche cosa. E vedo che arriverà comunque sempre molto piano, molto lento. Abbiamo di nuovo il cavaliere di denari. Ok, andiamo a vedere adesso i messaggi d'amore per l'Ariete nel mese di novembre. Quindi cosa vorrebbe comunicarti la persona del tuo cuore nel mese di novembre per l'Ariete? Cosa vorrebbe comunicare? Non riesco ad aprirmi, vorrei aggiustare le cose, quindi la persona che tu stai pensando non riesce ad aprirsi con te, però vorrebbe aggiustare, vorrebbe sistemare le cose, ma non ha il coraggio, vedo proprio che manca il coraggio a questa persona. Vediamo un consiglio. Ok, acqua, fluire, qua prima di tutto ti dicono lascia andare, lascia scorrere. Fai fluire le cose, non impuntarti su cose futili, ok? Vediamo un altro consiglio per l'Ariete nel mese di novembre. Un consiglio per l'Ariete, armonia, imparare del passato, vedi? Numero 22, realizzazione e speranza, guarda che belle queste carte. Qua ti dicono praticamente di lasciare andare, di non impuntarti su qualcosa. Lascia fluire, perché qua ti dicono anche di imparare a trovare l'armonia dentro te stesso,
perché c'è qualcosa dal passato che tu devi imparare, che probabilmente ti darà una bella lezione, che capirai che cosa devi imparare e da questo tu riuscirai a trovare l'armonia. Anche perché ti dicono che grazie a questo, quello che tu adesso stai sperando, vedete c'è la speranza, riuscirai a realizzarlo. Molto bello. Tra l'altro, numeri importanti potrebbero essere il 50, il 22 e il numero 34. Voglio prendere il libro delle risposte che da tanto che non lo utilizzo, eccolo qua. Andiamo a vedere per l'ariete, vediamo per l'ariete qual è il consiglio per voi nel mese di novembre per l'ariete. Analizza la situazione con curiosità, quindi c'è bisogno che tu cerca di indagare su questa cosa che tu stai pensando. Indaga più a fondo, cerca di analizzare meglio, cerca di essere più curioso, ok? Quindi, questo per quanto riguarda l'ariete. Se hai guardato fino a qua, lasciami il tuo segno zodiacale dell'ariete e ti consiglio di guardare anche il tuo ascendente. Se ti è piaciuto, lasciami un like e condividi. E ti ringrazio tantissimo per aver guardato questo interattivo, ci vediamo presto in un prossimo video.